Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video voglio parlarvi di IPAL. Il nome suona alquanto strano ed è un servizio molto particolare. Sinceramente mi sono imbattuto in questo servizio qualche giorno fa, l'ho analizzato attentamente e mi sono domandato: non è possibile? Eppure esiste, ma di che cosa sto parlando? Cioè, che cos'è questo IPAL? IPAL deriva da e-girl, ossia ragazze virtuali, come un po' e-commerce, quindi commercio virtuale, ed è una piattaforma, udite udite, una piattaforma che permette di noleggiare ragazze / ragazzi, quindi sia ragazze che ragazzi. Per fare cosa? Per giocare. Magari giocate a Fortnite e volete una ragazza o un ragazzo con cui giocare? Ecco qui che entra in gioco IPAL. Ad esempio, una volta scelta la ragazza, potete, tra virgolette, pagarla per farla giocare con voi. Il costo varia di ragazza in ragazza. Ci sono ragazze che chiedono $5 a partita o al giorno o a gioco. Insomma, ogni ragazza poi ovviamente ha i suoi prezzi. Chiaramente si parla di ragazze, metto in pausa il video perché questo video parte in automatico ogni volta. Ogni ragazza, dicevo, ha il suo prezzo. E ovviamente se giocate con questa ragazza potete parlare con lei, ovviamente. Non è che magari pago questa ragazza per giocare insieme a Fortnite e poi parlo solo io e lei no, oppure ci si scrive, no, si parla entrambi mentre si gioca. Ovviamente finita la partita, finita la giocata, la ragazza se ne va. E voi avete speso $5, $10, $2, dipende poi ovviamente dalla ragazza. Naturalmente non è che magari io pago questa ragazza e lei gioca con me a tutto. No, non funziona così, perché quando aprite la scheda di una ragazza, oltre naturalmente alla lingua, quindi se magari non conoscete l'inglese, è inutile che magari spendete soldi per pagare una ragazza, che tra l'altro non lo dovreste fare a priori. Però se pagate questa ragazza per giocare con voi, questa vi parlerà in inglese, quindi se non conoscete la lingua, insomma, non andate da nessuna parte. Ora, ragazze italiane non le ho trovate sinceramente, quindi ci sono per lo più ragazze estere. Una volta che l'avete contattata, l'avete pagata, vi mettete d'accordo e scegliete uno di questi giochi. Praticamente questa ragazza è disponibile a giocare con voi a questi giochi. Quindi se il vostro gioco non è presente in questa lista, ad esempio Fortnite non c'è, io non lo vedo, non potete giocare a Fortnite con lei, chiaramente. Quindi da qui potete avere una foto, si presume reale, della ragazza, l'età, quanti follower ha, quanti following ha, quanti visitatori, i giochi su cui è disposta a giocare, quanto costa, perché vedete, in Animal Crossing viene chiesto $3.81, qui $3.30. Ora, se cliccate sul gioco, avete ulteriori informazioni, come ad esempio commenti, eventuali profili collegati ed altre informazioni. Quando è disponibile a giocare, perché non è che magari voi pagate questa ragazza, ok, dobbiamo giocare adesso. Dovete anche rispettare la disponibilità. In questo caso da lunedì in poi non è indicata, però c'è un'introduzione, un server, eccetera. Quindi insomma, andate su questo sito, vi registrate, perché ovviamente questa parte sempre, dovete registrarvi, dopodiché scegliete la ragazza o il gioco, perché se non vado errato c'è anche la possibilità di scegliersi il gioco. Sì, infatti, se cliccate su IPAL ci sono tutti i giochi, quindi magari se voi giocate a Fortnite cliccate su Fortnite e qui avete la lista completa di tutte le ragazze. Quindi una volta che vi siete scelti la ragazza, questa vuole ad esempio $2, cliccate e sulla scheda qui trovate tutte le informazioni. Dopodiché potete contattarla con chat e pagarla per giocare con voi. Naturalmente, finita la partita,
partita, come ho detto prima, finita la pacchia. Quindi insomma avete poi del tempo, questa riparte, a disposizione per giocare, parlare con lei, conoscerla, dopodiché finita la partita, finita la giocata, la giornata, dipende come vi siete organizzati, ovviamente uscirà dalle vostre vite. Ironia a parte, questo è il sito per noleggiare ragazze e ragazzi per giocare.